campo di mister Berruti. La bandierina è sempre quella di destra, se si prende a riferimento il senso d'attacco del Rocca Priora RDP, ecco che parte il traversone, colpo di testa poco sopra la traversa, ancora però i padroni di casa pericolosi, rendere pericolosa una sua conclusione verso appunto la porta avversaria. Solito canovaccio, si creano i blocchi, Rezzi stavolta però va sul secondo palo, colpo di testa, nulla di troppo complesso per il portiere avversario. La parte di campo. Cupellaro, l'uomo più largo, zona centrale, colpo di testa che può diventare una sponda per la conclusione. Gol dell'1-0, assegnato in Rocca Priora. L'ha fatto proprio con Petrosino, che sotto porta trova il gol dell'1-0. L'hanno sbloccato i padroni di casa. Attacca nuovamente in Rocca Priora. Fortunato, pensa alla conclusione, temporeggia, poi scava per un altro inserimento. Altra sponda, conclusione che stavolta termina di un pelo vicino al palo alla destra di Brunetti. Brunetti, ennesimo rinvio. Momento di crisi del Grifone che prova a farsi valere soltanto in questo caso con Sabatini rispetto a quanto successo negli ultimi 10 minuti circa. Tacco geniale di Sabatini. Stavolta a giro ci va il Grifone. Pallone che si stampa sulla traversa. Il colpo di testa di Troisi subito in avanti però il Grifone che riesce a trovare immediatamente il gol dell'1-1. Sono passati solo qualche manciata di secondi in questo secondo tempo e il Grifone si mette in area, non esce con i tempi giusti la rosa e fa 1-1. Schema chiamato. Si temporeggia. Ecco che parte il traversone al centro dell'area piccola per il colpo di testa. Ci ha provato ancora una volta alla ricerca della doppietta il difensore delle Rocca Priora RDP. 10. Seguono l'azione in due. Rischia tantissimo Fortunato. Rezzi però ancora in possesso di palla. Rezzi lo slalom gigante del 10 che poi la lascia, va a terra. Si continua però perché l'azione rimane pericolosissima. L'arbitro non ha ravvisato il calcio di rigore mentre Grifone passa avanti. Un cartellino giallo. E allora questo è veramente il secondo. Porfiri viene ammonito semplicemente per aver tardato l'esecuzione. Doppio giallo. Espulso il capitano. Cambia ancora una volta il match in maniera del tutto inaspettata. Poi pallone che viene allargato, non allontanato perché si sta rialzando Remy. Allora si può giocare veramente. Sfera che torna tra i piedi per poi andare in porta. Brunetti con qualche difficoltà la blocca. Con Turmalai a primeggiare, poi Remia non perfetto. Nuovo duello aereo, vinto anche in questo caso dal Rocca Priora che potrebbe spedire il pallone al centro. È quello che fa. Due maglie dentro, pallone alto colpito da Tiberi. Stanchissimi, risultato da proteggere. Sarebbe un colpaccio sul campo del Rocca Priora. Che sembra aver perso la sua verve a livello offensivo, che prova a ricostruirsela con questa conclusione. Attenzione al tocco, calcio di rigore! Calcio di rigore per il Rocca Priora, per un fallo di mano. Renzi contro Brunetti, e intanto Rosso, un'altra espulsione, ancora una volta gioco fermo per il Grifone. Va fuori dal campo Remia. Ha ancora abbandonato il campo. Renzi col mancino, traversa, butta così la grande occasione per poterla pareggiare. Vince Grifone giallo-verde all'ultimo istante. Il rigore sbagliato di Renzi non permette alla Rocca Priora di agguantare il pareggio. Meno due proprio da Rocca Priora per il Grifone.